Più di una volta mi sono chiesta se l'incondizionata fascinazione che sento per il mare non fosse dovuta proprio al fatto che lo percepisco come il cuore del mondo. Palpita, a volte più forte, altre più calmo, e ad ogni battito pompa vita nell'universo. Lo sento eterno, esattamente come un cuore, primo organo che si forma in un essere. Tutto il resto gli cresce attorno. Il mio cuore esisteva prima ancora di me e sarà lui a decidere il momento di andarsene. Io mi sono operata al cuore un paio di anni fa all'incirca e quando ho saputo dell'operazione, che è un'informazione che mi ha sorpreso, ho iniziato a tenere un piccolo diario, una cosa proprio personale che aiutava me a stare a galla in tutto questo mare di informazioni, di emozioni, di cambiamenti che stavano arrivando e a cui non ero assolutamente preparata. La tua spada di polvere da strada, come ghiaccio. Guardando indietro mi accorgo che ho iniziato a sentirmi malata solo quando mi hanno comunicato dell'operazione, nel giorno della festa delle donne. Ho sempre saputo di avere un prolasso, ma niente cambia la condizione dello stato di salute come essere dichiarati ufficialmente malati, perché appunto la malattia mette in discussione l'idea che hai di te. Sentivo che le mie dita non trovavano più appiglio, come quando ad arrampicare trovavo un passaggio difficile e mi dovevo rassegnare, esausta e frustrata, a lasciare al mio compagno il compito di farmi scendere come un peso morto, il senso tangibile del lasciarsi andare. Domanda dopo domanda, visita dopo visita, calavo giù, attaccata alla corda di sicurezza che qualcun altro controllava, dovendo lasciare il piedistallo su cui poggiava l'adulta che avevo creato e, ancora una volta, rimettere tutto in discussione. Poi quando la vicenda è passata, è superata, insomma ho ripreso la mia vita normale, è tutto tornato a posto, parlando con altre persone che avevano subito interventi simili o che avevano affrontato situazioni simili, e poi anche in riabilitazione subito dopo l'operazione, mi sono resa conto che tutti quanti, uomini, donne, diverse culture, diverse esperienze alle spalle, anche diverse operazioni, avevamo tutti attraversato le stesse fasi, le stesse paure, avevamo le stesse ansie, le stesse frustrazioni, avevamo avuto le stesse difficoltà, ma anche le cose più piccole erano straordinariamente simili per tutti. E quindi io ho voluto trasformare il diario prettamente personale in una cronaca che lasciasse la biografia per mettere a disposizione la mia esperienza, condividerla per chi appunto affronta situazioni di questo genere, proprio da una parte per rassicurare e dall'altra anche per dare informazioni proprio pratiche. Accettare i buchi, le malattie, le relazioni impossibili, gli amori inespressi, gli impulsi repressi, il dolore, il vuoto, la morte. Mi aspettavo che dopo un evento di questo genere avrei avuto un pensiero importante, di quelli che rimangono a lungo, una frase di quelle che si citano per anni a venire, ma non mi viene niente del genere, anzi, mi vorrei solo scusare e ringraziare, fare un inchino e uscire di scena per celebrare, tossire con la vita, respirare e guardare il mare. L'unico viaggio proponibile è quello fuori dal proprio teatrino. Adesso sto andando in giro a presentare il libro un po' in tutta Italia e stanno succedendo delle cose molto belle, molto molto belle perché alle presentazioni vengono persone che appunto non conosco e quando vengono a farsi firmare la copia del libro mi raccontano delle loro vicende personali. Il genitore con i figli o la moglie con il marito o la persona stessa che si deve operare anche di un'altra operazione non necessariamente cardiaca, sta succedendo proprio quello che io speravo, e cioè che alcune persone stanno trovando un'opportunità per poter a loro volta
condividere e raccontare le loro emozioni e le loro esperienze. Spada di polvere da strada, come ghiaccio, sciù sciù, quando al mattino da sola tu sparivi, io da solo.